Entrambe le squadre oggi in campo cercano il trist di vittorie consecutive, ma solo una riuscirà nel suo intento. Scafati, a dispetto della sua classifica, è una formazione altamente competitiva. Mentre per la Mastria Vending Catanzaro, inutile dirlo, vincere questa gara significherebbe completare un altro step di quel percorso di crescita iniziato col meno 40 contro l'Eurobasket di Roma, che ha visto poi i giallorossi conquistare ben 8 dei 10 punti disponibili nelle successive 10 gare. Appassionati di basket, buon pomeriggio da Piersanto Gallo. Settima giornata del girone C di Serie B. Al Palapulerà si affrontano Mastria Vending Catanzaro e Cesarano Scafati. Match iniziato da qualche istante. Diamo subito lettura dei due quintetti iniziali che si stanno dando battaglia qui nel palazzetto di Giovino, agli ordini dei due arbitri, i signori Mirko Picchi e Mauro Davide Barbieri. Per la Mastria Vending Catanzaro abbiamo Carpanzano, Calabretta, Naso, Di Dio e Jack Sereni, mentre per la formazione ospite della Cesarano Scafati abbiamo di capo l'ex di turno Marco Mliner, Carricchiello, Petrucci e Biagio Sergio. Abbiamo visto queste due azioni, una per parte, concluse con un nulla di fatto. Ora il pallone in mano a Calabretta, schierato a sorpresa, dobbiamo dire, dal coach Andrea Cattani in quintetto base. Attenzione però, intanto seguiamo questa azione del Catanzaro. Sereni, lo scarico proprio per Calabretta, salta un avversario, scarica per Carpanzano sul ferro, ma Calabretta recupera il rimbalzo offensivo per Catanzaro. Un altro scarico di Calabretta per Di Dio, arresto e tiro di Di Dio, ancora sul ferro e il rimbalzo della Piovra, Marco Mliner. Lo ripetiamo, il grande ex, uno dei lunghi più forti, se non il più forte che abbiamo avuto qui nella storia della Pallacanestro Catanzaro prima e poi della Planet Basket Catanzaro dopo. Ancora un errore per la Cesarano Scafati. 8 e 20, ancora non si è segnato. Sbaglia ancora Carpanzano, tanti errori da una parte e dall'altra. L'ennesimo rimbalzo raccolto già da Marco Mliner. Il fallo poi di Luca Calabretta su Vincenzo Di Capua, primo fallo di squadra per il Catanzaro in questo primo quarto. Rimessa semplice per la Cesarano Scafati. Cesarano Scafati che abbiamo detto, intanto qui c'è un'infrazione di 5 secondi e anche un time out chiesto proprio dal coach della formazione campana, il signor Luigi Iovino. Dicevo, la Cesarano Scafati che arriva a questo match dalle due vittorie consecutive conquistate tra le mura amiche, l'ultima delle quali domenica scorsa ai danni del Scauri, mentre sabato scorso invece la Planet Basket Catanzaro è andata a vincere in casa della Stella Azzurra di Roma dopo un tempo supplementare. Una grandissima partita quella per i ragazzi del trio Cattani, Chiarella, Pullano. Abbiamo visto subito un time out, un inizio di partita davvero insolito qui alla Palapulerà. Tantissimi errori al tiro dopo praticamente due minuti di gioco, 0-0. Rientrano in campo le due squadre, sarà rimessa per il Catanzaro. Stesso quintetto per la formazione di coach Andrea Cattani, ancora Calabretta. Sembra entrato bene in partita Calabretta, altro errore di Carpanzano, però poi ci pensa Giacomo Sereni che cattura il rimbalzo offensivo e realizza i primi due punti del match. Giacomo Sereni, che è stato l'MVP dell'ultima gara tra Catanzaro e Stella Azzurra. Qui fa sportellate
con il giocatore di Scafati, si trattava di Petrucci. Finisce a terra Petrucci a campo libero per realizzare da sotto il canestro del 2-2. Naso spalle a canestro, uno contro uno con Ernesto Carrichiello, lo batte, poi però sbaglia il tiro. È sempre sotto canestro lui, Marco Mlinar, non ha perso la sua forza esplosiva. Carrichiello prova l'assist no look, recupera il pallone in qualche modo Scafati, poi prova dalla lunga distanza. Biagio Sergio, pallone sul ferro, e Catanzaro che recupera il rimbalzo difensivo. Giacomo Sereni ora esce dai blocchi, Thomas Di Dio batte in velocità Marco Mlinar, ma ancora un altro errore. Di Dio ora un tiro pulito, aperto, ma va sul ferro, il rimbalzo di Giacomo Sereni che poi si lascia sfuggire per un attimo il pallone, lo recupera con grande caparbietà Giacomo Sereni. Nuova azione offensiva per il Catanzaro. Ci prova Naso allo scadere del cronometro dei 24. Pallone sul ferro e prende il rimbalzo, sempre lui, Marco Mlinar. Attacca ora Ernesto Carrichiello, giocatore di grandissima esperienza. È stato avversario della vecchia pallacanestro Catanzaro in Serie D con diverse maglie. Qui l'ottima difesa da parte di Luca Calabretta. E vediamo un po', coach Cattani decide di inserire Latella in campo al posto di Thomas Di Dio. Cambia quindi il quintetto coach Cattani. Ecco qua, tocca il suo primo pallone proprio Calabretta per Carpanzano. Dicevamo, scusate, Latella. Ora prova la tripla a Latella, ancora sul ferro. E ancora un rimbalzo per Marco Mlinar. Ottima qui questa giocata da parte di Carrichiello, che poi però prova un improbabile passaggio no look. Il pallone si perde sul fondo. Ed ora entra in campo il nuovo acquisto della Cesarano Scafati, Marco Cucco. Eccolo qua, subito il duello con Luca Calabretta, prova il passaggio sul taglio di Davide Naso. Pallone intercettato, eccolo qua, proprio Cucco. Fallo di Luca Calabretta. E subito è pronto ad entrare Femi Abbassi. Perché se non andiamo errati, questo è il secondo fallo di Luca Calabretta. Vediamo un po', sì. Secondo fallo per Luca Calabretta. Cucco prova il gioco con Marco Mlinar e poi sporca questo possesso Femi Abbassi. Sarà comunque rimessa per la Cesarano Scafati. Davvero partita con un punteggio insolito qui al Palapulerà, 2-2 dopo 5 minuti. Attenzione, ottima qui questa giocata di Cucco, finta, arresto e tiro. Gran giocata questa per il play di Scafati. 4-2 per la formazione campana. Carpanzano porta palla a Gianluca Carpanzano, riesce a servire Davide Naso, canestro complicato, e Marco Mlinar non ne lascia nemmeno uno sotto rimbalzo. 4-25, attacca ora Scafati. Dalla media, canestro realizzato da parte di Biagio Sergio, 6-2. Femi Abbassi deve trovare il canestro ora a Catanzaro per evitare un break da parte della formazione ospite. Qui c'è il fallo
commesso, vediamo un po', da Biagio Sergio su Giacomo Sereni. Vediamo un po', ci sarà time out. 3 minuti e 53 secondi da giocare in questo primo periodo. Il punteggio è di 6-2 per la Cesarano Scafati, il parziale di 4-0 da parte della formazione ospite firmato da Cucco e da Biagio Sergio. Sta decidendo questo match, un match molto equilibrato e con tantissimi errori al tiro, con un Marco Mlinar che sta dominando sotto rimbalzo, 6 rimbalzi catturati dal centro croato, 4 invece quelli realizzati, catturati da Giacomo Sereni. Rientrano in campo le due formazioni, sarà rimessa per Catanzaro. Mentre notiamo che non è stato segnato sul tabellone il secondo fallo di Luca Calabretto. Sereni ha un tiro aperto, Giacomo Sereni, e lo mette dentro, realizzando il canestro del 5-6 per la sua squadra. Importante questa tripla di Giacomo Sereni. Attenzione a questa grande giocata tra Biagio Sergio e Ernesto Carrichiello, stava per scapparci il canestro più fallo. Ci saranno invece solo 2 tiri liberi per Ernesto Carrichiello. Ha trovato una certa continuità in fase offensiva la Cesarano Scafati, cosa che deve fare anche la Mastria Vending Catanzaro. Si vuole cercare di portare la partita in bilico fino all'ultimo periodo. Sbaglia qui il secondo tiro libero Carrichiello dopo aver realizzato il primo. Giacomo Sereni, serve Carpanzano. Ora Naso dalla media, Naso realizza, Davide Naso, il canestro del pareggio. E dicevamo, è importante che Catanzaro riesca a trovare una continuità dal punto di vista offensivo. Sono 2 azioni consecutive che i giallorossi vanno a segno. Qui sbaglia Biagio Sergio dalla lunga distanza, ma la presenza di Marco Mlinar si fa sentire dall'altra. Gran canestro da parte di Marco Cucco. 10-7 per Scafati. Portapalla ora Femi Abbassi. Arresto e tiro da parte di Latella, che realizza primi 2 punti per Latella in questo match. Biagio Sergio, serve Petrucci, prova dalla lunga distanza Petrucci, pallone che si blocca proprio del ferro. È freccia del possesso che indica la direzione di Catanzaro, quindi deve andare Davide Naso a prendere il pallone. Si può ripartire dopo questa brevissima interruzione. Sarà Latella a battere questa rimessa. Serve Davide Naso, il fallo su di lui da parte di Cucco, se non andiamo errati. Anzi no, dovrebbe essere stato... No, sì, Cucco. Ora c'è un cambio per Scafati con l'ingresso in campo di Vincenzo Di Capo, anche lui un giocatore navigato in questa categoria.
Porta palla a Carpanzano. Due minuti al termine del primo periodo. Naso, spalle a canestro contro Carricchiello. Si gira bene Naso, preferisce lo scarico per Femi Abbassi. La tripla di Femi Abbassi. 12-10. Bene Catanzaro in questa seconda parte di primo quarto. Mora bisogna difendere. Soprattutto fare attenzione al rimbalzo. Ancora Cucco prova dalla lunga distanza sul ferro. E come non detto, Marco Mlinar recupera questo nuovo possesso per Catanzaro. Ancora azione ben costruita da Scafati e il canestro da parte di Di Capo è la logica conseguenza di questa grande azione da parte della formazione campana. Ancora Bassi dalla lunga distanza sul ferro. Sereni per un attimo recupera il rimbalzo. Può ripartire ora Cucco. Ancora ottimo l'impatto di Cucco su questo match, ma qui sbaglia però completamente il passaggio. Ci sarà un time out ora chiesto in maniera insistita da parte di coach Luigi Iovino. E vediamo che è pronto ad entrare tra le fila di Catanzaro anche Totò Infelice per questi ultimi 47 secondi. Match che si è acceso in questa seconda fase di primo quarto, ma il punteggio rimane veramente basso, 12-13 per Scafati, vantaggio minimo per i campani, grande equilibrio in questo primo tempo. Scafati che ha un quintetto davvero importante, però quello che si addita alla formazione campana, quello di non avere una panchina abbastanza lunga per supportare l'ottimo quintetto che, come abbiamo detto e come stiamo vedendo, è composto da elementi che in questa categoria sono praticamente di casa da diversi anni, come Vincenzo Di Capo, Marco Mlinar, Ernesto Carricchiello e Biagio Sergio. Rientrano in campo le due squadre. Si è materializzato intanto il cambio che avevamo visto prima del time out, ossia l'ingresso in campo da parte di Totò Infelice nel file di Catanzaro. Latella qui intanto serve Infelice che non tira, serve invece Abbassi, scelta azzeccata questa per Totò Infelice, perché Abbassi mette dentro la tripla del vantaggio per Catanzaro. E qui si infiamma il pubblico del Pala Pulerà. Attenzione Carricchiello, il tentativo sbagliato, il rimbalzo da parte di Femi Abbassi. 4 secondi per Catanzaro. Abbassi, lo scarico per Didio, Latella sulla sirena, va il pallone sul ferro. E termina qui il primo quarto sul punteggio di 15-13 per la Mastria Vending Catanzaro. Forse qui Didio all'angolo poteva tirare, invece ha preferito lo scarico per il suo compagno di squadra, ma comunque va bene così. Quindi diamo un'occhiata quindi alle statistiche con Catanzaro che può vantare i 5 punti conditi da 6 rimbalzi per Giacomo Sereni e soprattutto i 6 punti da parte di Femi Abbassi con 2 su 3 dalla lunga distanza. Dall'altra parte invece la Cesarano Scafati con i 7 rimbalzi di Marco Mlinar e i 5 punti di Cucco, l'ultimo arrivato nella formazione campana, che ha avuto un ottimo impatto in questo match. 30 secondi al termine di questo mini intervallo.
Le due squadre sono già in campo, i due allenatori hanno già detto tutto ai loro ragazzi. Siamo quindi pronti già per questi secondi 10 minuti effettivi di questo match. Alla battuta di questa rimessa sarà la Cesarano Scafati con Monacelli, il numero 4. Cesarano Scafati, ricordiamo, seconda squadra della città campana dopo la Givova Scafati. Attacca proprio la formazione campana, arresto e tiro proprio di Monacelli e impatta il risultato immediatamente. Scafati attacca però ora Catanzaro con Femi Abbassi, trova la grande giocata sull'asse play pivot Catanzaro, il fallo da parte di Marco Mlinar su Giacomo Sereni che ora andrà a tirare dalla lunetta. Ci saranno due tentativi per lui, primo fallo per Marco Mlinar, realizza il primo tiro libero Giacomo Sereni. Sbaglia il secondo e l'arbitro ci pensa un bel po' e poi assegna la rimessa a Scafati. Il tentativo da parte di Latella, non c'è stato però il tocco del giocatore avversario, quindi sarà rimessa già battuta da Scafati. Attacca Vincenzo Di Capua, la stoppata di Giacomo Sereni ed il fallo proprio di Di Capua a fermare il contropiede di Catanzaro. Si lamenta qui coach Pullano, avrebbe voluto l'antisportivo secondo me Pullano, perché effettivamente ha fermato un contropiede Di Capua, ma non sono stati dello stesso avviso i due arbitri. Esce proprio ora Vincenzo Di Capua ed entra in campo Niccolò Petrucci. E qui battuta irregolare per Catanzaro, che perde banalmente il pallone. Ricomincia Scafati ora, 16 a 15, vantaggio minimo per Catanzaro. Marco Mlinar, uno contro uno con Giacomo Sereni. Prova la gran giocata qui Marco Mlinar, ma vanno praticamente a litigare al rimbalzo Di Dio e Abbassi e Catanzaro viene inesorabilmente punito da Scafati, che torna nuovamente avanti. Prova dalla distanza Infelice, airball per Totò Infelice. Esce ora Infelice, fa spazio in campo a Davide Naso, esce anche Latella. E al suo posto torna in campo il capitano del Mastria Vending Catanzaro, Gianluca Carpanzano. Si lotta sotto canestro, il fallo da parte di Marco Mlinar su Thomas Di Dio. Fallo in attacco fischiato a Marco Mlinar. Otto minuti e 17 secondi da giocare in questo secondo quarto. Partita davvero equilibrata qui al Pala Pulerà. Abbiamo detto nell'introduzione, sarebbe fondamentale per il Catanzaro conquistare due punti contro una formazione che probabilmente sulla carta è leggermente superiore. La grandissima giocata da parte di Thomas Di Dio, che fa tutto bene tranne però il tiro, poi va a commettere fallo. Come aveva fatto in maniera precedente Vincenzo Di Capua,
per fermare il contropiede della formazione avversaria. Fallo fischiato a Thomas Di Dio. Ancora notiamo come i due coach stiano facendo ruotare molto i loro uomini. Sbaglia qui Petrucci il passaggio per il numero 15, Roberto Malpede. Recupera il pallone quindi Catanzaro, che può ripartire per una nuova azione offensiva. Carpanzano affrontato proprio da Petrucci, che poco fa aveva perso il pallone. Naso finta il tiro, riesce a superare il suo diretto avversario, prova ad appoggiarsi al tabellone, ma la palla non finisce nel cesto e da sotto poi sfrutta la dormita della difesa del Catanzaro Malpede, che realizza il canestro del 19-16 per la sua squadra. Da notare un nutrito gruppo di tifosi di Scafati che sono giunti qui alla Palapulerà, e ora il gran canestro in penetrazione e in sottomano poi di Gianluca Carpanzano. Catanzaro rimane attaccata a Scafati. Ancora Cucco, la tripla da parte di Cucco, che mette dentro il canestro del 22-18 per la sua squadra e va in doppia cifra. Prova a rispondere Carpanzano, recupera il pallone Naso, serve Thomas Di Dio dalla media, il pallone finisce sul ferro, recuperato da Abbassi, l'assist di Abbassi per Giacomo Sereni, fallo su di lui da parte di Ernesto Carichiello, saranno due tiri liberi per Giacomo Sereni, che sta contrastando, dobbiamo dire, bene per quello che sono le sue possibilità, lo strapotere sotto canestro da parte di Marco Mlinar, che ora comunque non è in campo. Minuti di riposo per Marco Mlinar, che ora vediamo la gita in lunetta per Jack Sereni. Realizza il primo tiro libero Sereni, sbaglia il secondo, 50% dalla lunetta per Giacomo Sereni in questo match. Catanzaro che rimane a un possesso di distacco da Scafati. I fischi del Palapulerà. Petrucci sfrutta alla grande il blocco del suo compagno di squadra e mette dentro una tripla comoda, 25-19. Attenzione perché Scafati sta cercando di scappare. Carpanzano pesta la linea, Gianluca Carpanzano. Palla persa da Catanzaro, momento difficile per i giallorossi. Prova a cambiare qualcosa coach Cattani, inserendo Antonio Rotundo al posto di Thomas Di Dio. Entra in campo invece nelle file di Scafati proprio il numero 3 Sansone. Porta palla proprio Sansone. Sempre lui, Cucco. Cucco! E qui azione dubbia da parte di Cucco. È una tripla completamente sbagliata per Scafati e si lascia sfuggire il pallone Rotundo. Catanzaro in difficoltà. Vediamo se coach Cattani chiamerà il timeout. 5 minuti e 17. Cucco, arresto e tiro messo dentro proprio da Cucco. 27-19, massimo vantaggio per Scafati. Catanzaro in difficoltà. Porta palla ora a Carpanzano. Abbassi prova da tre, sbaglia Femi Abbassi. Poteva fare meglio qui Catanzaro, troppa fretta per i giallorossi. Sergio, ancora Cucco, attenzione a Cucco che ha dimostrato di avere una mano veramente mortifera dalla lunga e dalla media distanza. Il tentativo invece è di Sansone, finito sul ferro.
Attacca ora Catanzaro con Femmi Abbassi. Carpanzano, arresto e tiro di Carpanzano. Tiro forzato per Carpanzano. Il contropiede di Petrucci che realizza il canestro del più 10. Catanzaro non chiama ancora il timeout. Rotundo. Serve Sereni. Spalla a canestro Davide Naso. Salta Biagio Sergio, Naso da sotto, pallone sul ferro, continua la maledizione di Catanzaro. Sansone, buona la guardia su di lui di Abbassi, e qui c'è la bella giocata in fase difensiva di Carpanzano, fa tutto da solo. Serve Naso da tre, Davide Naso sul ferro e il rimbalzo poi di Biagio Sergio. Si gioca la carta alla tela, coach Cattani. Cucco, arresto e tiro sul ferro. Rimbalzo di Carpanzano. Deve segnare Catanzaro, assolutamente. Abbassi. Fallo da parte del numero 15, Roberto Malpede. È il quinto fallo per Scafati, quindi si corregge il secondo arbitro, saranno due tiri liberi per Femmi Abbassi. Mentre è entrato in campo, come vi avevamo preannunciato, la Tella. Gita e lunetta per Femmi Abbassi, realizza il primo tiro libero Abbassi. E realizza anche il secondo. 8 punti per lui finora. Il vantaggio di Scafati scende al di sotto della doppia cifra ora. Ma occhio a Biagio Sergio, lo scarico di Biagio Sergio per Sansone sul ferro. E c'è la spinta abbastanza netta da parte di Malpede su Giacomo Sereni. Non fischia nulla l'arbitro. Il fallo da parte di Capua su Antonio Rotundo, che andrà a tirare dalla lunetta. Rientra in campo, attenzione, Marco Mlinar. E rientra in campo anche Cucco. Ma seguiamo ora Rotundo dalla lunetta. Realizza il primo tiro libero Rotundo. Deve sfruttare questa situazione falli Catanzaro per attaccare il canestro e guadagnare questi tiri liberi e magari cercare di fare come hanno fatto Abbassi e Rotundo al 100% questa situazione, mettendo dentro entrambi i tiri liberi. Vediamo un po', c'è un fallo fischiato qui a Thomas Di Dio. Semplice rimessa per Scafati, perché Catanzaro ha commesso ora solo il suo secondo fallo di squadra. Cucco porta palla poi Petrucci, arresto e tiro di Petrucci, pallone corto, il rimbalzo da parte di Sansone. Attenzione, il tiro di Sansone, realizza Sansone. Abbiamo visto Sereni che si è preoccupato di marcare Mlinar, ha arretrato e ha lasciato praticamente una prateria a Sansone, che non se l'è fatto ripetere due volte, ha segnato il canestro da tre del 32-23. Sbaglia qui Catanzaro, che sta soffrendo a rimbalzo. Lo strapotere di Marco Mlinar, la stoppata qui da parte di La Tella. Ottima giocata questa per il numero 8 di Catanzaro,
che però ora deve assolutamente rispondere. Qui la gran giocata di Didio che realizza il canestro del 25-32, importantissimo questo canestro di Thomas Didio. Biagio Sergio, Petrucci, serve Sansone, uno contro uno con Rotundo di Sansone, difende bene Rotundo che stoppa Sansone e poi realizza un grandissimo canestro Sansone in sospensione, in caduta. 34-25. Latella, giocatone di Latella che realizza da sotto, risponde colpo su colpo Catanzaro, ma sempre avanti Scafati. 36 secondi da giocare in questo secondo quarto. Petrucci prova la giocata con Mlinar, gran recupero ora di Thomas Didio. 22 secondi per Catanzaro, arresto e tiro da parte di Abbasi, il rimbalzo da parte di Thomas Didio che sta dando un contributo fondamentale in queste ultime azioni a Catanzaro. Ultimi 4 secondi, attenzione Cucco da 3, sbaglia Cucco, recupera il rimbalzo Thomas Didio, va bene così. 34 per Scafati, 29 per Catanzaro. A risentirci per i secondi 20 minuti effettivi di questo match. Si riparte qui al Pala Pulerà per questo match tra Mastia Vending Catanzaro e Cesarano Scafati. 34-29 il punteggio maturato al termine dei primi 20 minuti effettivi in favore della formazione campana. Intanto abbiamo visto il gran recupero da parte di Thomas Didio. Naso non commette infrazione di passi, tutto regolare, resta il tiro di Carpanzano sulla sirena, Gianluca Carpanzano di tabella realizza il canestro che avvicina ulteriormente la Mastria Vending Catanzaro alla Cesarano Scafati. Mentre qui il primo arbitro vede un fallo da parte di Davide Naso sul numero 21 Biagio Sergio, quindi rimessa in favore della Cesarano Scafati, battuta dall'ex di turno Marco Mlinar. Mlinar trova l'assist per Carricchiello che mette dentro, due punti facili facili, dormita qui di Catanzaro su questa rimessa. Abbassi, la giocata di Femi Abbassi con Giacomo Sereni, funziona in questo caso l'asse play pivot per Catanzaro che si porta nuovamente sul meno 3. Attacca ora Scafati, spalle a canestro Biagio Sergio, fallo su di lui da parte di Femi Abbassi. Primo fallo in questa partita per l'ex play di Bisceglie. Nuova rimessa per Scafati. Qui fa buona guardia Catanzaro, ma deve difendere bene ora la formazione di coach Cattani. Petrucci dall'arco dei 6,75, pallone sul ferro. Nuovo attacco per Catanzaro, brividi qui per Carpanzano che comunque riesce a servire Sereni, lo scarico per Thomas Didio che non tira, sfida nell'uno contro uno Biagio Sergio e lo batte realizzando il canestro numero 35 per Catanzaro. Vantaggio minimo ora per Scafati. Ottimo il rientro in campo di Catanzaro. Petrucci qui sbaglia, Petrucci, grande difesa da parte di Giacomo Sereni. 7 minuti e 49 da giocare
nel terzo periodo. 36 per Scafati, 35 per Catanzaro, accelera Abbassi e realizza Abbassi il nuovo vantaggio del Catanzaro. Sale anche lui a quota 10 in questo match Femi Abbassi, che non è partito in quintetto, ha avuto qualche problema in settimana, ma che sta giocando in maniera ottima oggi. Abbiamo visto qui il rimbalzo offensivo conquistato da Scafati, nuova azione offensiva quindi per la formazione campana. Batte sempre lui Marco Mlinar. Serve Biagio Sergio, ancora il numero 7 di Scafati. Dalla media Biagio Sergio realizza e risponde al vantaggio del Catanzaro. Match ora in altalena qui al Pala Pulerà. Ancora Bassi al limite dell'infrazione di passi, riesce a scaricare per Carpanzano, airball per Carpanzano. Attenzione qui, passaggio troppo lungo per Carricchiello, buono per Catanzaro perché era buona l'intuizione del suo compagno di squadra. Ora può ripartire la formazione giallorossa con Abbassi a portare palla. Serve Giacomo Sereni, uno contro uno di Carpanzano contro Mlinar, lo batte perché è più veloce di lui. Rimbalzone qua da parte di Giacomo Sereni, scarica per Naso che invece di tirare continua la sua corsa, arresto e tiro, sbaglia. Siamo già dall'altra parte, lo scarico per Biagio Sergio, tripla troppo facile per Biagio Sergio che realizza. Lettura offensiva e poi difensiva completamente sbagliata qui di Catanzaro e Biagio Sergio punisce inesorabilmente la compagine del presidente Maceri. Qui guadagna un buon fallo Thomas Di Dio, forse la miglior partita di Thomas Di Dio qui al Pala Pulerà finora, anche se Catanzaro deve assolutamente cercare di trovare una certa continuità offensiva. Naso, lo scarico per Carpanzano dall'angolo, pallone sul ferro, ma c'è un altro gran rimbalzo da parte di Femi Abbassi, uno contro uno con Petrucci. Serve spalle a canestro, Thomas Di Dio non ha sbocchi perché è raddoppiato e qui sbaglia Di Dio, poteva servire Carpanzano, ha cercato un improbabile tiro, era completamente chiuso. Attenzione qui dall'arco dei 6,75, la tripla sbagliata da parte di Ernesto Carricchiello. Prova a correre ora Catanzaro con Carpanzano, ancora Abbassi stoico al rimbalzo, Femi Abbassi, scarico di Naso per Thomas Di Dio che realizza il canestro e riavvicina nuovamente Catanzaro, 41-40 per Scafati. Fallo qui di Carpanzano, secondo fallo per lui in questo match e terzo fallo di squadra per Catanzaro in questo terzo periodo. Attenzione qui, possesso complicato per Scafati che però alla fine riesce a trovare un tiro pulito con il numero 8 Petrucci che mette dentro. 44-40, si infiamma il match qui al Pala Pulerà. Carpanzano ora prova ad andare in penetrazione, fermato qui dall'ottima difesa da parte di Biagio Sergio. Attacca ancora Catanzaro, occhio, un'altra tripla aperta per Biagio Sergio, per fortuna di Catanzaro. Pallone sul ferro e rimbalzone da parte di Davide Naso. Carpanzano, c'è lo spazio per Femi Abbassi,
si prende tutto il tempo per tirare, sbaglia il rimbalzone di Giacomo Sereni che sposta un avversario, ma c'è ancora Bassi, ancora un rimbalzo offensivo di Giacomo Sereni. Quanti errori per Catanzaro, speriamo che a fine partita tutti questi errori non risultino decisivi per il punteggio. Qui comunque Catanzaro, vediamo un po', riesce a conquistare una gita in lunetta con Giacomo Sereni che si stava facendo sentire sotto rimbalzo nel confronto con Marco Mlinar, però dal punto di vista realizzativo sta un po' peccando. Tanti errori oggi per Giacomo Sereni, che ricordiamo è stato MVP dell'ultima gara vinta dalla Mastria Vendig Catanzaro in casa della Stella Azzurra di Roma, con una splendida doppia doppia da 24 punti e 14 rimbalzi. Ora vediamo, coach Cattani inserisce Rotundo al posto di Carpanzano. Siamo ora a questi due tentativi per Giacomo Sereni. Sbaglia il primo Giacomo Sereni. E realizza il secondo. Giacomo Sereni che va in doppia doppia, 10 punti e 10 rimbalzi per lui oggi. Biagio Sergio ora, proprio uno contro uno con Giacomo Sereni, che recupera il pallone, azione il contropiede di Catanzaro, Rotundo da sotto, realizza, e Catanzaro è di nuovo a meno uno. Antonio Rotundo, punto numero 4 per lui in questo match. Ora Catanzaro però deve difendere, Biagio Sergio sul ferro, rimbalzo numero 11 per Giacomo Sereni. Ora Catanzaro si sta facendo sentire il rimbalzo, fino ad ora aveva sofferto la formazione giallorossa che nelle statistiche generali del campionato rende diversi rimbalzi alla formazione campana. Basti vedere il punteggio dei rimbalzi totali, 236 per Scafati, 181 per Catanzaro, che qui recupera un altro rimbalzo, attenzione, Feni Abbassi, arresto e tiro che realizza Feni Abbassi per il vantaggio del Catanzaro. 12 punti oggi per Abbassi e anche 5 rimbalzi finora. Si infiamma il Palapulerà. Carrichello, uno contro uno. Infrazione di passi per Carrichello. Catanzaro sulle ali dell'entusiasmo. Coach Iovino intuisce il pericolo e chiama il time out. Da cosa deriva questo cambio di marcia del Catanzaro? Innanzitutto da un cambio di marcia al rimbalzo della formazione giallorossa, che nei primi dei quarti ha lasciato lo strapotere a Marco Mlinar e Biagio Sergio sotto canestro, ma che ora invece, grazie anche all'ottima attuazione del tagliafuori, sta sicuramente dominando a rimbalzo con Femi Abbassi e Giacomo Sereni in grande spolvero. Peccato per diversi canestri sbagliati, diversi canestri da posizione invitante che avrebbero potuto dare ai giallorossi un vantaggio più cospicuo, ma diciamo che va bene così, a 2.14 dal termine del terzo periodo, 45-44 per Catanzaro, che ora ripartirà con palla in mano per questa nuova azione offensiva. Porta palla, Femi Abbassi, l'abbiamo detto, positivo il suo impatto in questo match, pur non partendo nello starting five. Duetta qui con Giacomo Sereni, non riesce a sfruttare il blocco, anzi sì, prova però il gioco a due con Giacomo Sereni,
A quel punto qui scelta sbagliata di Abbasi, perché a quel punto si era liberato lo spazio per il tiro dai 6,75. Qui Abbasi ha cercato la giocata col pivot. Scelta sbagliata qui da parte di Femi Abbasi. Di Dio! Intercetto da parte di Thomas Di Dio, che però poi si trascina il pallone al di là della linea che delimita il campo. Sarà quindi rimessa per Scafati con 24 secondi a disposizione. Batte Petrucci, serve Di Capua, uno contro uno con Rotundo, e qui c'è il fallo in attacco fischiato a Biagio Sergio. Ricordiamo, per tanti anni Biagio Sergio è stata una bandiera del Maddaloni. Attenzione, terzo fallo per lui. Una brutta notizia questa per coach Iovino. Portapalla qui Rotundo, prova un canestro dall'altissimo quoziente di difficoltà. Giacomo Sereni non riesce a catturare il rimbalzo. Carrichiello perde il pallone. E Scafati, lo possiamo dire, dal punto di vista offensivo in questo momento è in confusione, ma Catanzaro dal canto suo non ne sta assolutamente approfittando, sciupando tanti possessi offensivi. Eccolo qui Latella, arresto e tiro di Latella che realizza. Latella, ci voleva questo canestro da parte di Latella. 48-44 con 54 secondi ancora da giocare. Un mastino Thomas Di Dio in fase difensiva. Davvero Scafati è in difficoltà. Ora prova a cambiare qualcosa coach Iovino. Di Capo a porta palla, serve Cucco, ma è letteralmente indiavolato Thomas Di Dio. Attenzione, grande difesa qui da parte di Giacomo Sereni, è costretto a un tiro forzato Malpede. Sporca il possesso qui proprio Malpede. Sarà rimessa per Catanzaro con 18 secondi a disposizione. Le proteste di coach Iovino con il signor Mirko Picchi. Si chiariscono i due. Giacomo Sereni va ad attaccare il canestro e subisce fallo. Vediamo un po' da parte di chi. Eh sì, da Biagio Sergio, dovrebbe essere il quarto fallo per Biagio Sergio. Vediamo un po' l'indicazione del tavolo dei giudici di gara. Eh sì, quarto fallo per Biagio Sergio, e infatti è subito pronto ad entrare Marco Mlinar. Realizza intanto il primo tiro libero Giacomo Sereni. È pronto ad entrare Marco Mlinar, sbaglia il secondo, rimbalzo di Biagio Sergio. Attacca ora Cucco. Uno contro uno con Latella, che si vede battuto da Cucco e commette fallo. Scelta saggia questa di Latella, con Catanzaro che con 8 secondi poteva spendere un altro fallo e lo ha fatto. È rientrato intanto Marco Mlinar al posto di Biagio Sergio. Attenzione, qui dorme Catanzaro e Marco Mlinar da sotto realizza. 3 secondi per Catanzaro, prova il tiro dell'Ave Maria. Thomas Di Dio, pallone che diventa un airball, ma era veramente difficile questo tiro per Thomas Di Dio. 49-46, un ottimo Catanzaro in questo
terzo quarto, ma come abbiamo ripetuto più volte, la formazione giallorossa ha avuto il demerito di non concretizzare al meglio tutti i tiri che ha avuto a disposizione. Ultimi 10 minuti di questo match equilibratissimo qui al Pallapura, 49 a 46 per la Mastria Vending Catanzaro contro la Cesarano Scafati. Marco Mlinar sotto canestro e trova un canestro incredibile davvero, Marco Mlinar, mamma mia che canestro che ha fatto. Attenzione, fallo tecnico chiamato a coach Luigi Iovino. Non ci voleva questa per Scafati. Bene invece per Catanzaro, ovviamente. Chiedeva forse un canestro più fallo, coach Iovino. Marco Mlinar che finora ha messo a segno 4 punti e 10 rimbalzi. Realizza intanto il primo e unico tiro libero Thomas Di Dio. Ricordiamo questa regola che è stata modificata: in caso di fallo tecnico non ci sono più due tiri liberi a disposizione della squadra avversaria ma solo uno. Femi Abbassi prova in penetrazione e realizza. Femi Abbassi, punto numero 14 per Abbassi, che si sta facendo sentire anche al ribalzo. Ben 6 i rimbalzi catturati dall'ex play di Bisceglie. Petrucci prova da sotto, bene Latella che favorisce il rimbalzo di Thomas Di Dio. Fallo su di lui da parte di Cucco. Sarà semplice rimessa per Catanzaro. Cambio per Scafati con l'ingresso in campo di Monacelli. Thomas Di Dio spalla a canestro proprio con Monacelli. Di Dio qui sbaglia, Thomas Di Dio gli sfugge praticamente il pallone al momento del tiro. Cucco qui fa una gran giocata ma il tiro si perde sul ferro. Ennesimo rimbalzo di Femi Abbassi che allarga per Latella, batte il suo avversario, arresto e tiro che viene letteralmente sputato dal ferro. Che peccato qui per la Mastria Vending. Seguiamo la risposta di Capua, serve sotto canestro Mlinar che subisce fallo da parte di Femi Abbassi. Saggia scelta questa da parte di Femi Abbassi che era accoppiato in maniera sbagliata, si è trovato accoppiato con Marco Mlinar sotto canestro che gli rende diversi centimetri, non ha potuto far altro che commettere fallo su Marco Mlinar che ricordiamo dalla sua esperienza a Catanzaro non è un drago dalla linea della qualità e lo dimostra anche in questa occasione facendo 0 su 2. Buona la scelta qui di Femi Abbassi che va a subire fallo da parte di Cucco. Secondo fallo di squadra per Scafati in questo ultimo quarto. Thomas Di Dio serve rotondo che va in penetrazione e realizza un canestro fondamentale per Catanzaro. Attacca ora Scafati. Di Capua intercetta Latella. Buona questa giocata, contropiede di Catanzaro, arresto e tiro sul ferro da parte di Thomas Di Dio. Troppa fretta per Di Dio, poteva allargare a due compagni che si erano appunto smarcati dall'altra parte dell'arco dei 6.75. Qui spende fallo Giacomo Sereni sul numero 5 di Capua che andrà a tirare.
terzo fallo per Giacomo Sereni a 7:34 dal termine del match. Realizza Di Capua il primo tiro libero. Sbaglia il secondo, rimbalzo da parte di Latella. Sereni è chiuso, rotondo, attenzione, sotto canestro Sereni, allarga per Abbassi, prova da tre Abbassi sul ferro. Il rimbalzo di Ernesto Carrichiello, uno contro uno, Carrichiello, fallo su di lui da parte di Latella, saranno due tiri liberi. Terzo fallo di squadra per Catanzaro a 7 minuti e 11 dal termine del match. Attenzione a questa situazione falli per il Catanzaro. Realizza il primo tiro libero Carrichiello. E realizza anche il secondo. 54 a 51, si è riavvicinato Scafati. Latella, attenzione, tiro corto, finisce sul ferro e poi sul fondo. Momento un po' di appannaggio per Catanzaro. Esce Latella ed entra al suo posto Davide Naso. Ora attacca Scafati con Di Capo, uno contro uno con Abbassi, serve Carrichiello. Marco Mlinar prova da tre, realizza il canestro. Monacelli, l'uomo che non ti aspetti, mette dentro il canestro che lo fa salire a quota 5 punti e impatta il punteggio. Esplodono i tifosi di Scafati che sono qui al Palapulerà. Occhio Catanzaro, Naso, lo scarico per Thomas Di Dio, tiro forzato, sbaglia qui Catanzaro, probabilmente doveva tirare prima Davide Naso. 54 pari a 6:03 dal termine. Arresto e tiro da parte di Cucco, rimbalzo di Giacomo Sereni, fondamentale oggi Giacomo Sereni. Femi Abbassi da sotto, realizza Femi Abbassi, che partita da parte di Abbassi. Ed ora è pronto ad entrare Carpanzano. Di Capua, serve Carrichiello, spalla canestro Marco Mlinar, uno contro uno con Davide Naso, scarica per Di Capua, sbaglia Di Capua, rimbalzo di Thomas Di Dio, fallo su di lui da parte di Monacelli. Spende bene questo fallo, è solo il secondo per la sua squadra e ferma un possibile contropiede. Esce ora Antonio Rotundo al suo posto, rientra in campo il capitano della Mastria Vending Catanzaro, Gianluca Carpanzano. Attacca Bassi ora, sfrutta il blocco di Carrichiello, tra l'altro fallo di Carrichiello su Davide Naso proprio sotto gli occhi dell'arbitro, fallo abbastanza netto. Quarto fallo di squadra per Scafati a 5:16, quindi esaurisce il bonus la formazione campana. D'ora in avanti ogni fallo commesso da Scafati sarà punito con due tiri liberi per Catanzaro. Abbassi, prova da tre Abbassi, tiro forzato è assolutamente evitabile, scelta sbagliata qui da parte di Abbassi. Carrichiello da sotto, la gran difesa da parte di Giacomo Sereni. Abbassi ora prova ad andare in penetrazione, Abbassi si riscatta dall'errore precedente, realizza il canestro, subisce anche il fallo e ci sarà un tiro libero supplementare per lui e soprattutto manda
a 5 falli scafati. La giocata di Femmi Abbasi, 58-54 per Catanzaro. Ora inevitabilmente coach Iovino chiama il time out. Abbasi è arrivato a quota 18 punti in questo match, quota 18 punti in questo match con ben 8 rimbalzi, di cui 3 offensivi. Finora, dobbiamo dire, è stato lui l'MVP del match, seguito a ruota da Giacomo Sereni con la sua doppia doppia da 11 punti e 14 rimbalzi. Rientrano in campo i giallorossi del basket. Ricordiamo, ci sarà un tiro libero supplementare per Femmi Abbasi. Potenziale gioco da 3 punti, quindi, per il play chiamato quest'anno al duro compito di sostituire Andrea Scuderi. Come ben sappiamo, andato alla Luis Roma. Femmi Abbasi realizza il tiro libero. Femmi Abbasi, e ora sono 5 i punti di vantaggio per Catanzaro, ma la partita è ancora davvero lunga. Petrucci serve Marco Mlinar, uno contro uno con Davide Naso. Cucco stoppato da Naso, azione il contropiede da sotto. Che stoppata, mamma mia, che stoppata che si è beccato Thomas Di Dio da Petrucci. E vediamo un po', fallo di Davide Naso se non andiamo errati. Sì, fallo di Naso su Marco Mlinar. Si lamenta Davide Naso. Per fortuna sua è solo il suo secondo fallo. Però ora il Catanzaro esaurisce il bonus, quindi al prossimo fallo la situazione delle scorrettezze sarà in parità, quindi ci saranno 2 tiri liberi anche per Scafati. Qui sotto gli occhi degli arbitri Carrichiello commette uno sfondo evidentissimo, non protesta nemmeno Carrichiello. Quarto fallo per Carrichiello. Thomas Di Dio si sta facendo sentire soprattutto in fase difensiva. Attacca ora Catanzaro. Sempre più 5, ma il cronometro sembra non scorrere mai. Qui azione dubbia qui. Naso, grandissima finta, va da solo e realizza. 61-54, grandissimo Davide Naso. Attenzione Petrucci, la tripla di Petrucci. Attenzione perché Scafati è viva più che mai, e lo testimonia questa tripla di Petrucci. Non bisogna assolutamente abbassare la guardia come ha fatto in questo caso Femmi Abbasi. Incredibile errore, Petrucci da 3 realizza 2 triple consecutive e in un amen Scafati ritorna in partita. Incredibile davvero qui al Pala Pulerà, parziale di 6-0 in praticamente meno di 24 secondi. È una brutta botta questa per Catanzaro. Infatti coach Cattani ha chiamato il time out. Siamo assolutamente d'accordo con il trainer della Mastria Vending Catanzaro. Bisogna assolutamente riordinare le idee e ritornare in campo con il piglio dei minuti che avevano consentito a Catanzaro di portarsi sul 61-54.
E dobbiamo dire che quest'anno qui alla Palappurerà la Mastria Vending Catanzaro non ci ha fatto, diciamo così, il piacere di una partita tranquilla. Davvero tutte partite equilibratissime, tranne la prima, quando i giallorossi hanno perso di 40 punti contro l'Eurobasket. Ma quella, dobbiamo dire, era davvero un'altra squadra. Qui mantiene il possesso Catanzaro con 3 secondi. Naso sbaglia. E ora può andare per il sorpasso Scafati. Deve difendere però qui Catanzaro. Difendere in maniera importante. È rientrato anche Biagio Sergio, che realizza il canestro del sorpasso, 62-61, 2-43. Deve attaccare il canestro Catanzaro, deve attaccarlo, perché ci sono i lunghi carichi di falli. Bisogna sfruttare questa situazione. Naso commette fallo su di lui, vediamo un po'. Marco Mlinar, fallo su Davide Naso, 2 tiri liberi per Catanzaro. E qui confidiamo nelle mani educate di Davide Naso. Silenzio qui al Palappurerà. Fischiano i tifosi di Scafati. Corto il primo tiro libero di Davide Naso. Realizza il secondo. Siamo di nuovo in parità. Ora il pallone però è in mano di Scafati. Monicelli, la tripla da parte di Monacelli. Incredibile. Sta trovando una grandissima continuità in fase offensiva Scafati. Non deve ora però avere fretta Catanzaro. Va bene, anche un canestro da 2. 10 secondi, Naso ci prova e realizza Davide Naso, un canestro fondamentale per Catanzaro. Di nuovo parità, 1:49 da giocare. Attacca ora Scafati. Che partita che è uscita fuori qui alla Palappurerà. Biagio Sergio perde palla e sbaglia. Biagio Sergio. Ed ora attenzione, Andrea Cattani chiama il time out. Chiama il time out Andrea Cattani. Sale intanto l'incitamento del pubblico del Palappurerà. Ricordiamo che dopo il time out Catanzaro andrà ad attaccare direttamente nella metà campo della Cesarano Scafati. Quindi guadagna qualche secondo Andrea Cattani. Ora ovviamente a 1:38 si giocherà anche sul fallo sistematico. E a tal proposito dobbiamo ricordare che c'è nelle file di Scafati Biagio Sergio con 4 falli, mentre nelle file di Catanzaro c'è Abbassi con 3. Di nuovo in campo per quest'ultimo minuto e 38 secondi di fuoco qui al Palappurerà. La battuta di Thomas Di Dio per Carpanzano. Catanzaro deve fare attenzione soprattutto a non sprecare i palloni come quelli che hanno portato al pareggio della Cesarano Scafati. Sbaglia qui Carpanzano la penetrazione a 1:22. Ora Catanzaro deve difendere forte, soprattutto non deve assolutamente subire canestri pesanti da Scafati. Cucco, attenzione, Biagio Sergio sul ferro, il rimbalzo da parte di Thomas Di Dio. Un minuto esatto al termine del match, 17 secondi per questa azione di Catanzaro. Abbassi lo scarico, riesce a mantenere col brivido il pallone. Thomas Di Dio dalla media, Di Dio realizza.
mezza, Thomas Di Dio, il canestro del 67-65, 46 secondi ora da giocare. Fischia il pubblico del Palapuera, Petrucci sul ferro, Di Dio, attenzione, rimbalzo offensivo, Petrucci da 3, rimbalzo sul ferro e ancora Davide Raso guadagna il rimbalzo. Guadagna il rimbalzo, subisce fallo. Vediamo un po'. Subisce fallo da parte di Marco Mlinar. Sono due tiri liberi per Davide Naso. Protesta la panchina del Catanzaro perché voleva il fallo antisportivo da parte di Marco Mlinar, che si è letteralmente aggrappato a Davide Naso. Ci poteva stare, a dire la verità, il fallo antisportivo di Marco Mlinar. Sarebbe davvero stata, se non la fine, quasi la fine di questo match. Ma ora c'è Davide Naso dalla linea della carità. Può mettere due possessi di vantaggio tra lui, tra la sua squadra e Scafati. Il pallone in questo momento pesa tantissimo, pesa e brucia. Davide Naso realizza il primo tiro libero. 68-65, Davide Naso sbaglia il secondo, rimbalzo da parte di Marco Mlinar, resta in piedi ancora Scafati, trova un grandissimo canestro da 3 Cucco, ma sbaglia il rimbalzo di Femmi Abbassi, che va a subire fallo. Ora pesa ancora di più questo pallone per Femmi Abbassi. Due tiri liberi per lui, 18 secondi ci saranno poi da giocare. Abbassi realizza il primo tiro libero e sbaglia il secondo, attenzione, 18 secondi, vediamo se Catanzaro farà fallo. E realizza il numero 10 Cucco. Fallo ancora su Femmi Abbassi. Due punti di vantaggio per Catanzaro con 11 secondi. Abbassi deve assolutamente realizzare almeno un tiro libero. Partita ancora in bilico, incredibilmente, qui al Palapuera. Ci vuole far soffrire fino all'ultimo la Mastria Vending Catanzaro. Sbaglia Abbassi il primo tiro libero, attenzione. Deve fare assolutamente il secondo Femmi Abbassi. Silenzio tombale qui al Palapuera. Sbaglia Abbassi, attenzione, 10 secondi. Cucco recupera il pallone, Catanzaro, Carpanzano riesce a recuperarlo e finisce qui la partita. Catanzaro riesce a vincere questo importantissimo match contro Scafati, una vittoria fondamentale per i giallorossi contro una squadra che sulla carta era superiore a Catanzaro. Due punti importantissimi, ride Catanzaro, piange Scafati, ferma quota 4, i giallorossi si allontanano dalla zona calda della classifica, una grandissima vittoria per i giallorossi e a me ora non resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e a darvi appuntamento per il prossimo match interno della Mastria Vending Catanzaro. Buona serata da Pier Santo Gallo.